Inizia ufficialmente il Natale anche per Palazzo Marino. Niente alberi né addobbi, ma la tradizione del presepe napoletano del Settecento, con circa 90 statuine e centinaia di piccoli oggetti disposti ad arte, che riproducono scene di vita in vicoli e scalinate popolate da variopinta umanità, cornice e preludio di una splendida natività. Oggi, infatti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris hanno acceso le luci della meravigliosa rappresentazione che sarà visibile nel cortile d'onore della sede del Comune per tutto il periodo natalizio. Io sono molto contento perché per noi napoletani il presepe ha un valore molto alto ed è innanzitutto un simbolo di fratellanza, di pace e di amore. Realizzato a cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il Comune di Napoli, il presepe è fatto in legno, sughero e stucco e raffigura le tre tipiche scene del presepe napoletano: la natività, l'annuncio ai pastori e la taverna. Devo dire, senza nulla togliere ai presepi degli anni precedenti, da quando sono sindaco mi sembra il più bello questo, onestamente. Si tratta di pezzi unici, con corpo in fil di ferro e stoppa, teste, mani e piedi in terracotta o legno dipinti a mano, occhi in vetro, con vesti in stoffa pregiate e ricamate a mano. Le scene sono completate da animali in terracotta policroma, minuterie in legno, metallo, porcellana, maiolica dipinta a mano, cesti con cere e strumenti musicali tipici dell'epoca.